c'è Giuseppe Mele che insieme all'autrice del libro Antonella Colonna Villasi ha presentato il libro su Mozart. Perché hai presentato questo libro e cos'è la tua funzione in questa tua conoscenza del Mozart? Diciamo, io ho fatto un po' da organizzatore coinvolgendo il mio collega che scrive sull'opinione come me, Bonanni, il professor Sergio Germani, che è un esperto di intelligence e di cyber intelligence nella città di Malta, e anche per cogliere, diciamo, dare spunto all'attività della Galleria Lettieri in questi momenti di incontro culturali. Si tratta, diciamo, di affrontare l'argomento del discorso dei servizi anche da un punto di vista di come evolvono questi enti, come rappresentano i vari paesi. C'è la tematica dei servizi segreti europei che si sono nel 2012 ricostituiti e riformati sotto l'autorità della Ashton e che hanno molti problemi dal punto di vista del rapporto con la struttura di difesa, che in realtà è una dipendenza della NATO, e come sono anche problematicizzati dal fatto dell'esistenza forte dei servizi nazionali. C'è il senso, diciamo, di cos'è la storia dei servizi e quindi anche della struttura dello Stato e della presenza nazionale italiana. C'è il senso di cosa significhi oggi nel mondo dell'informazione proteggere i propri dati e, diciamo, inserirli in una protezione. Quando si discute di privacy e di regolamentazione europea dei data, se poi non si guarda l'aspetto, diciamo, della protezione dello Stato fatta dallo Stato tramite i servizi, in realtà tutta la normativa che viene avanzata rispetto ai cittadini verrebbe meno. Per cui, ecco, in questo senso non possiamo affrontare i vari argomenti come fossero divisi dagli altri. Però sappiamo che i servizi segreti in qualche modo ci limitano anche la nostra libertà, no? Perché vanno lì a indagare e sappiamo che Facebook è il posto dove maggiormente vengono attinte le informazioni dei vari cittadini. Ecco, questo, per cui, questo, ecco, in qualche modo ci protegge, però ci limita, ecco. Diciamo, sono tre aspetti diversi. La polemica che è stata fatta sui segreti europei relativi, per esempio, al controllo all'evasione fiscale, relativi anche al controllo su addirittura chi sia euroscettico, hanno effettivamente una proiezione di controllo interno che diventa effettivamente di non libertà. Però è un'interpretazione che, in quanto tale, il nuovo servizio segreto europeo rifiuta, insomma, perlomeno dice di non essere così. In realtà i servizi segreti sono, come tutti i servizi di tipo militare istituzionali, qualcosa che non è che deve essere svolta all'interno per un controllo all'interno, ma semmai per proteggere dall'esterno. Relativamente alla vicenda di Facebook e di quelli che sono i grandi data center, più che Facebook direi Google, che ha circa svariate migliaia di data center diffusi per il mondo. Il problema è, se i dati sono in mano di società private, e si tratta di telefonate, videomessaggi, le informazioni date dalle singole persone, post, eccetera, da parte di alcune società private, a questo punto possiamo dire che il problema della libertà nei confronti degli stati viene in meno. C'è un problema di libertà nei confronti dei monopoli privati. Grazie allora Giuseppe Mele di questa presentazione, ulteriore presentazione del libro.